Io volevo parlare un po' di questa problematica delle nuove definizioni, il codice delle ICS, che l'avvocato ha ben definito prima, e gli operatori di telecomunicazione. Nel senso, abbiamo parlato molto di regolazione, ma infatti la regolazione non è il ghost plan, sono altri fattori che gestiscono l'evoluzione delle società, degli operatori privati. Okay, abbiamo questa definizione, è importante di ricordarsi che questa è una parte importantissima delle attività degli operatori di comunicazione nel mondo antico, perché parlare, mandare messaggini era direttamente legato alla funzionalità tecnica della rete. Noi siamo un animale chiacchierone, molto comunicante, e come è stato visto, vorrei ricordare i numeri. Per ogni minuto nel mondo sono inviate 180 milioni di email. Non so se vi rendete conto, di SMS sono 18 milioni. Di comunicazione attraverso applicazioni di Messenger sono quasi 42 milioni al minuto. E su Facebook, che è anche un grande numero di utenti, sono 1 milione di login, che sono Facebook e Messenger. Dunque la comunicazione interpersonale, e non parlo di numero di comunicazioni telefoniche, di voci che sono nelle centinaia, diverse centinaia di milioni al minuto che si aprono. La cosa importante, come ho detto, è che siamo confrontati, o gli operatori di telecomunicazione sono confrontati a una trasformazione tecnica fondamentale, e parto principalmente dalla problematica dell'operatore mobile, ma è valido anche le trasformazioni per fisso. Le prime generazioni di telefonia, tutta l'attività di comunicazione era legata alla rete stessa, alla proprietà della rete, l'operatore controllava la comunicazione. Oggi siamo entrati in un mondo dove si fornisce connettività IP verso l'internet, si dice, e protocolli di trasmissione, non c'è più niente, la rete è unica per tutte le trasformazioni di trasferimenti di dati, e tutto si fa a base di dati, non c'è niente di altro che dati a livello tecnico. La seconda rivoluzione in corso è quella che è stata accennata sulla rivoluzione 5G, che è l'architettura delle reti, la convergenza fisso mobile, ma anche tutta la virtualizzazione delle funzioni delle reti, che non c'è più niente di particolare, tutto è virtuale, lo slicing è una forma virtuale, le reti sono reti logiche, virtuali, non sono più legate all'infrastruttura puramente fisica. E questo si vede, e stiamo vivendo questo momento, perché se il 2G era dominante nella telefonia mobile fino all'inizio degli anni, fino al 2012, dal 2014 al 2017 abbiamo visto un passaggio delle sistemi tecniche della comunicazione, di quelli che facevano ancora circuiti legati specificamente alla rete, a connettività IP, dove la telefonia oggi non è più un circuito di telefonia, si chiama VoLTE, Voice over LTE, e che è un servizio internet puro. Questa separazione, come è stato accennato prima, dei servizi della fornitura di connettività, ovviamente, come abbiamo visto, ha aperto la porta a una serie di applicativi, dette OTT, che forniscono gli stessi servizi che erano prima forniti dalla rete, e oggi sono separati dalla rete. E i numeri, di nuovo, è importante di considerare i numeri. Ho messo su questa tabella quando sono stati creati questi applicativi per il mobile e qual è il numero di utenti che hanno oggi. WhatsApp ha 1.600.000.000 di utenti. E bisogna di ricordare che gli utenti di telefonia mobile sono 5.200.000.000 conti utenti individuali, sono più SIM in circolazione, questo è il numero di utenti. Dunque sono numeri che sono direttamente in concorrenza con ex servizi di reti. 5.200.000.000 di utenti hanno accesso all'SMS, ma sono un terzo che sono già su WhatsApp.
Facebook Messenger non è lontano, quelli che usano iMessage della Apple sono 1.300.000 di conti attivi, non sono utenti mensili, ma conti attivi perché non danno i numeri. WeChat cinese con 1 miliardo, questi numeri sono assolutamente spaventosi, ma il passaggio per l'operatore di telecomunicazione da un servizio di rete a un servizio applicativi in concorrenza fa che, per esempio, le SMS che in 2007, dunque prima che arrivassero questi applicativi, rappresentava 135 miliardi di ricavi annuali a livello globale, nel 2020 sono scesi a 52 miliardi, che è una perdita enorme per l'operatore di telecomunicazione, una vera difficoltà. Questi applicativi fanno anche servizio di voce e con lo stesso risultato si prevede che nel 2023, proiezione di Juniper Research, WhatsApp e Facebook Messenger genereranno 15.700 miliardi di minuti di comunicazione vocale. Sono numeri enormi, che non si possono immaginare questo. Anche sono molto più ricchi di Bill Gates, un numero molto più importante. I ricavi della telefonia mobile con operator billing, dunque sulla vecchia sistema operatori, nel 2018 a livello globale erano del 350 miliardi e passeranno probabilmente a 197 miliardi entro il 2023. Di nuovo perdita totale. Questo è un problema fondamentale per gli operatori di telecomunicazione. La stessa cosa, la caduta vale la stessa per le SMS ovviamente. Dunque, a confronto di tale perdita di ricavi, gli operatori di comunicazione sono confrontati a dei problemi strategici fondamentali e non il regolatore che può risolvere questo. No, assolutamente. E dunque, e l'analisi di questo, allora abbiamo una possibilità d'aiuto in analisi che mi piace molto, che è quello di Clayton Christensen, quello che ha inventato la disruption, ha fatto un altro libro che si chiama The Inventor Solution. E lui parla di la legge della conservazione dei profitti attrattivi e guarda nel mondo che tecnologico, perché questo è un mondo tecnologico, come si va di trasformazione, di disaggregazione di catene operative, di pile operative, catene di valore e pile operative, si decostruisce e si ricostruisce. E quando si diventa modulare, si decostruisce, andiamo per qualcosa che diventa una commodity e dunque più vicino a livello intrapresa ad un utility. E quando si ricostruisce, si reintegra con elementi proprietari, che è comunque una cosa molto importante che dice Christensen, allora si può sperare avere profitti interessanti. Profitti interessanti significa che i mercati sono pronti a investire. Se le profitti sono due profili dell'investimento molto diversi, quello degli utility e quello del profitto interessante. Per dare un esempio veloce su come è evoluto nel mondo del mobile, questo è un stack operativo, le diversi livelli. Ho messo un po' di colore, che quando è integrato è verde, quando è giallo è modularizzato, come editato, e con le due se una cosa di passaggio. Nel circa 2000 bisogna ricordarsi che l'operatore di mobile, con una cosa di crescita che valeva un sacco di soldi, integravano tutti, davano anche i telefonini. Poi siamo arrivati nel 2010, sono arrivate qualche modifiche, perché siamo all'inizio, diciamo tre anni dopo l'Apple Phone che ha separato il livello, all'inizio del lavoro su IP. I telefonini sono usciti, si è fatto la domanda di devo veramente investire nelle torre, perché questo è un costo di investimento, mi porta altri valori, no? Poi è uscito verso le tower call, l'inizio delle tower call, e stiamo guardando verso un mondo 2020 dove è molto più decomposto
e dunque molto più un rischio per le società di andare verso una funzionalità di utility. Pone un problema a livello per il regolatore, l'evoluzione del mercato in generale, perché diminuisce l'identità, l'investimento, l'innovazione. E a questo punto, se accettiamo la proposizione di Christensen, sarà una ricerca di reintegrare, e sono diverse strategie in concorrenza di diversi attori, e faccio tre esempi, ma sono altri possibili, sono misti. E chi cerca di reintegrare? Un esempio potrebbe essere l'equipment vendor, quello che fornisce la funzionalità, perché siamo arrivati a un mondo di software, con il 5G, con le nuove reti, e l'economia di scala è fondamentale. Non c'è più un materiale specifico, ma saper fare la gestione, fare il software. E Huawei, che è partito, uno potrebbe analizzare che tutto lo sforzo che fa Huawei di fornire infrastrutture non solo per la gestione della rete, ma anche di andare verso infrastrutture, tutto l'enorme investimento sull'intelligenza artificiale, e che cerca di integrare verso servizi sopra. Christensen dice servizi proprietari, questo è il problema dei standard. I proprietà sono necessari per fare questi profitti, dunque giustificare gli investimenti. Si sa dentro gli operatori che 5G sono standard, ma se uno prende un fornitore di infrastruttura o di software di gestione è poco interoperabile con quello di un altro, molto poco. Diciamo, e non di Huawei particolarmente, Nokia è la stessa cosa, fanno tutte le stesse cose. Arrivo velocemente. C'è quello dell'operatore wholesale, che se rimane una nicchia wholesale rischia di essere solamente un utility, non capacità di grandi guadagni e non grandi profitti, e dunque come fa per integrare? È difficile. E l'operatore, l'espansione dell'operatore deve cercare di nuovo dove può andare, e questo sono operatori, per esempio un esempio è AT&T, che sta riprendendo molto controllo del software della sua rete e sta integrando a livello proprietario, per esempio comprando le Warner, di essere proprietario dei contenuti. Sapere se questo funziona è un'altra cosa, sono altri modelli possibili. In conclusione, tutta questa incertezza strategica fa che le telecom dall'inizio degli anni del 2010 il valore delle società si è distaccato dal valore della tecnologia. La tecnologia continua a crescere, il telecom a livello globale, il valore dei telecom sono rimasti, questo sono i corsi in borsa a livello mondiale, gli indici, e dunque questa è la separazione. Le telco hanno un grosso problema su questo. Quale futuro dunque? Il codice non guida la trasformazione, tiene conto della trasformazione tecnica, problematiche di investimenti. L'Unione, difendere l'interesse pubblico, ha questo, come è stato ricordato, questa vera high capacity connettività, e spingere la modularizzazione per ragioni di concorrenza. Le telco devono fare scelte strategiche a confronto di queste politiche pubbliche. Quali piani della catena di valore devono lasciare, dove devono investire? E questo investimento, la scelta di diventare utility, non è una scelta sbagliata, è una scelta diversa di quella di creare valore, di cercare profitti interessanti. E anche questa scelta è molto legata al livello di rischio che vogliono o possono prendere. E si ritrovano ovviamente in concorrenza con quelli fornitori di servizi a valore aggiuntivi, a valore aggiunta, come le OTT, le grandi OTT, che integrano una parte della catena di valore delle comunicazioni in altre catene di valore. Grazie.